Ehi, se sei nuovo e non vuoi perderti nessun video, iscriviti al canale e attiva la campanellina per restare sempre aggiornato per i prossimi video. Seguimi su Instagram per restare sempre aggiornato. Ciao gente, benvenuti in questo nuovissimo video, io sono Irene e oggi ci troviamo finalmente in un nuovo video sul mio canale. Oggi ragazzi è esattamente il 28 di dicembre e siccome sto a casa sto approfittando delle vacanze natalizie per appunto essere molto più produttiva. La produttività infatti è proprio l'argomento di questo video, quindi mettetevi comodi ovviamente e non state però troppo attaccati al cellulare, ma dopo aver visto questo video mi raccomando mettetevi all'opera perché altrimenti la vostra produttività diventerà un procrastinamento infinito. Bene, in questo video parleremo appunto della produttività, ovvero di come io organizzo la mia produttività per essere produttiva e fare più cose possibili nel minor tempo possibile, o comunque nell'arco di un determinato periodo di tempo. Iniziamo parlando di cosa intendo io per produttività. Per produttività intendo cose del tipo fare compiti, preparare le interrogazioni, preparare dei progetti magari, partecipare a dei corsi che siano appunto corsi di lingua, comunque cose extracurricolari. Soprattutto un'altra delle attività produttive che io considero è ovviamente preparare video per YouTube, quindi sia fare le miniature, sia editarli, sia registrarli come sto facendo in questo momento. Quindi adesso vi farò vedere come mi organizzo io per appunto essere più produttiva possibile e fare più cose possibili nel minor tempo possibile. Innanzitutto il primo passo per essere produttivi è quello di togliere tutte le distrazioni da mezzo, quindi ad esempio se avete il vostro telefono davanti mentre state studiando vi conviene metterlo in un'altra stanza o comunque al massimo spegnerlo per non avere distrazioni, perché so benissimo che ovviamente se vi arrivano le notifiche oppure se vedete che lo schermo si illumina andate lì a vedere che cosa sta succedendo e quindi finirete per perdere tempo prezioso che invece potreste utilizzare per fare altro. Quindi il primo consiglio che do a tutti è quello di togliere da mezzo i dispositivi che potrebbero causarvi comunque delle distrazioni, che siano sia dispositivi elettronici ma sia per esempio persone, perché ovviamente è normale che se state in una stanza con dei vostri amici magari che non stanno studiando ma che stanno facendo altro, voi non riuscirete mai a concentrarvi per appunto studiare o comunque lavorare o fare quel che dovete fare. Io per esempio per quanto riguarda la scuola ho l'abitudine di fare compiti subito dopo mangiato, quindi arrivo a casa alle 2:30 e dopo mangiato appunto il tempo di mangiare subito vengo qui in camera mia, mi chiudo dentro e inizio a fare i compiti, quindi ovviamente faccio prima quelli che sono più lunghi e faccio poi alla fine quelli che invece sono più brevi. Ad esempio se devo preparare un'interrogazione di italiano per il giorno dopo studio prima italiano e poi dopo magari faccio inglese e francese che hanno assegnato gli esercizi sul libro. Così facendo, mettendo appunto prima le cose difficili davanti, sarete più propensi comunque a fare tutto perché comunque avete fatto già il difficile, quindi tolto il grosso la strada diventerà in discesa. Ovviamente se avete altri impegni al di fuori della scuola, ad esempio potrebbe essere, non lo so, una palestra oppure un qualcosa che comunque vi richiede altro tempo, dovete organizzarvi un certo periodo di tempo. Per esempio, per dirvi, no? Avete palestra alle 5, voi tornate da scuola alle 2. Mettiamo caso quell'oretta la usate per mangiare, magari per rilassarvi un po' dopo una giornata di scuola, quindi dalle 2 alle 3 voi non fate assolutamente niente. Però dalle 3 alle 5 avete 2 ore di tempo a disposizione da poter utilizzare, di cui dovrete sfruttare ogni minimo minuto per appunto essere più produttivi possibile e fare più cose possibili nel minor tempo possibile. Se invece per qualche motivo avete più di una cosa da fare nella stessa giornata e non avete tempo per fare tutto, dovete per forza ritagliarvi un po' di tempo libero. Quindi per dirvi, per esempio, mentre vostra madre sta cucinando, invece di stare lì senza far niente, iniziare ad anticiparvi magari qualcosa di compiti, oppure iniziare a editare un video, se dovete editare un video, iniziare a programmare qualcosa per quel progetto che dovete fare per scuola o cose del genere. Parlo di scuola e di YouTube perché sono i campi in cui anch'io mi ritrovo, insomma, a livello di produttività, perché per il resto non sono competente, quindi ovviamente non posso parlarvene. Ad esempio, per quanto riguarda me stessa, come vi ho detto, i compiti li faccio subito dopo mangiato, però di solito poi verso le 4:30-5 esco, quindi ovviamente dalle 5 alle 7 magari di sera, alle 7:00-7:30, poi dipende ovviamente dai giorni, non sono a casa, quindi non essendo a casa non posso registrare video per YouTube e quindi molte volte mi sono ritrovata con dei video da dover registrare magari per il giorno dopo e sono dovuta tornare a casa a fare le corse per registrare il video, editarlo, caricarlo e fare tutte le varie cose.
Quindi è per questo che in questo periodo di vacanza appunto mi sto organizzando per essere sempre più produttiva. Ho già registrato, editato, caricato e inoltre anche fatto le miniature di tutti gli altri video che vedrete sempre a gennaio, che avete già visto, forse avete già visto, e quindi quei video li ho appunto programmati tutti durante il corso di queste vacanze, poiché avevo tantissimo tempo libero, quindi l'ho sfruttato per essere più produttiva possibile e non trovarmi con il lavoro arretrato. Tra l'altro, durante sempre questi giorni ho preparato le interrogazioni che avevo per scuola, i compiti e tutto il resto, quindi sono a posto sia con la scuola e sia con YouTube almeno per un paio di giorni. Quindi un altro consiglio che posso darvi per essere produttivi è quello di anticiparvi le cose. Ad esempio, è lunedì, avete un'interrogazione di francese per venerdì, ovviamente non riducetevi all'ultimo minuto per studiarla, quindi invece di studiare giovedì iniziate da lunedì a studiare magari una pagina alla volta, dividendovi il lavoro, e così avrete appunto più tempo a disposizione per fare altro, ma sarete lo stesso anche più produttivi perché avrete fatto più cose nello stesso giorno. Per quanto riguarda l'editing dei video, io per esempio edito la sera, soprattutto dopo mangiato, per esempio appunto il pomeriggio quando torno da scuola, quindi dalle 2:30 diciamo che ho finito di mangiare, mi metto a fare compiti, sì, ho i compiti appunto per il giorno dopo, quindi mettiamo caso che finisco verso le 3:30, poso tutta la roba di scuola che non mi serve più, e magari se devo registrare il video perché ancora non l'ho registrato uso quel spazio di tempo che ho tra appunto la fine dei compiti e il fatto che devo scendere, e sfrutto quello spazio di tempo per appunto registrare il video che devo registrare. Se ovviamente poi quell'ora non è sufficiente, il video riprenderò a registrarlo in un secondo momento, magari un giorno dopo, come sta succedendo comunque negli ultimi video che sto caricando. Però poi la sera quando torno a casa, che ovviamente non posso registrare perché magari chi sta comunque dormendo, posso dare fastidio a qualcuno, non c'è abbastanza luce eccetera, mi metto comunque al computer e inizio a lavorare alla parte di video che avevo già registrato o comunque a ciò che devo fare sempre per YouTube. Quindi magari mi inizio a preparare la miniatura, mi inizio a editare il video, inizio a preparare tag oppure a pensare ad altre idee per video da portare, perché anche comunque il processo di pensare all'idea del video è abbastanza lungo e richiede abbastanza tempo. Ora vi farò vedere programmi che io utilizzo su PC per quanto riguarda la produttività, quindi com'è che organizzo l'uscita dei miei video. Quindi ci spostiamo adesso sul mio desktop. In realtà per la produttività, ragazzi, io utilizzo un'unica app, che è Google Calendar. Infatti se ci andiamo a cliccare sopra vedremo qui ad esempio che ho programmato i video che voi avete già visto, ad esempio speciale Capodanno e il video di Instagram nero. Per quanto riguarda i video completi, ovviamente clicco sul video che avevo programmato e nella descrizione scrivo completo, in modo che so che ho già fatto tutto e che quindi quel video deve solamente uscire e basta. Mentre per quanto riguarda lo speciale di Capodanno, che è ancora in fase d'opera, ovviamente non ho scritto completo poiché mi mancano ancora alcune cose da fare, ad esempio la miniatura e metterlo in una playlist eccetera eccetera. Uso Google Calendar non solo per segnarmi quando dovranno uscire video, ma anche per i promemoria, quindi ad esempio se so che ho un appuntamento il 2 gennaio alle 18 mi metto un promemoria che mi ricordi che alle 18 appunto ho un appuntamento, e questa cosa potrebbe essere utile soprattutto se siete delle persone molto impegnate che magari hanno da fare diverse cose, ad esempio andate a scuola, dovete andare in palestra, dovete uscire con le amiche e quindi vi serve sapere in anticipo quello che dovrete andare a fare dopo. Google Calendar mi ha salvato la vita in diverse situazioni, soprattutto quando ero indaffaratissima con i compiti e dovevo comunque portare anche video su YouTube perché magari non mi rendevo nemmeno conto del tempo che passava e quindi ero magari troppo presa dalla scuola e tralasciavo il video che dovevo preparare per YouTube. Quindi i promemoria mi hanno aiutato comunque ad essere più produttiva, poiché dicevo: ah, aspetta, alle 18 per esempio deve uscire il video, sono le 17, fammi finire presto presto questo che deve fare e finire il video in tempo per poterlo caricare. Poi ci sono anche altre cose che utilizzo io per essere produttiva, per esempio su YouTube ci sono delle estensioni che voi potete utilizzare per aumentare la vostra produttività per quanto riguarda YouTube, ma di quello magari ne riparleremo in un futuro video perché qui stiamo parlando di produttività in generale e non di cose strettamente legate a YouTube. Quindi il consiglio principale che posso darvi per la produttività è quello di programmare bene il vostro tempo. Per esempio, se avete 3 ore a disposizione dovrete programmare quelle 3 ore per fare più cose possibili durante quelle 3 ore, quindi un'ora magari dedicate ai compiti, un'ora per preparare il progetto che dovete fare per il vostro lavoro, un'altra ora magari per preparare quello che vi fa
quello che vi piace fare, per esempio in questo caso per me YouTube. Infine ragazzi, l'ultimo consiglio che posso darvi riguardo la produttività è quello, se è possibile, di fare due cose insieme. Ad esempio in questo periodo io sto guardando tantissimi video riguardo la produttività, poiché voglio capire come sfruttare al meglio il mio tempo e quindi come fare più cose possibili, ed è questo anche lo scopo di questo video. Però dato che voglio anche allenare le mie capacità di ascolto e di comprensione della lingua inglese, sto guardando quei determinati video in inglese. Anche perché la maggior parte dei canali che parlano di produttività, appunto, sono tutti canali inglesi, tipo Matt Lavella, Nathaniel Drew o comunque altri canali che non sto qui a specificare perché sono davvero una marea. Quindi ovviamente sto guardando questi video in lingua inglese in modo da capirci comunque delle cose per quanto riguarda la produttività, ma anche per allenarmi ad ascoltare la lingua inglese. So che per molti magari guardare video completamente in inglese non è facile come cosa, perché magari non sono troppo allenati a farlo, però fidatevi che una volta che avete iniziato non riuscirete più a smettere, perché ragazzi comunque il vostro cervello si abituerà a capire ciò che state vedendo e che quindi vi farà la traduzione tutto in automatico. Ragazzi, io davvero sto iniziando pure a pensare in inglese talmente da tanti video che sto guardando. Cioè vi giuro, certe volte mi dimentico come si dicono delle determinate parole in italiano e le devo andare a cercare sul traduttore. Cioè devo fare la traduzione da inglese a italiano invece che da italiano a inglese, per dirvi. Quindi questo era il video riguardo la produttività. Ovviamente se volete vedere altri video del genere fatemelo sapere qua sotto nei commenti. Intanto penso che comunque ci saranno altri aggiornamenti per quanto riguarda la produttività, perché sto cercando di capirne di più anch'io. E quindi man mano che mi organizzerò in diversi modi, se troverò magari diverse app che potrebbero esserci utili, ve lo farò sapere e farò altri video appunto per aggiornarvi. Intanto io vi ricordo di iscrivervi al canale e attivare la campanellina per non perdervi i futuri video, e di seguirmi anche su Instagram a @notirene per restare sempre aggiornati. Inoltre vi ricordo che ho anche un sito di magliette dove carico magliette ispirazionali, e se volete dargli un'occhiata trovate il link sempre qua sotto nella descrizione. Niente, io spero che questo video vi sia piaciuto e che vi sia stato utile. Fatemi sapere che cosa ne pensate e se avete consigli da darmi per migliorare. E niente, noi ci vediamo prossimamente con un prossimo video, sempre qua sul canale. Bella!